stanno cercando di portare a termine un programma internazionale per cui stanno attaccando in un certo senso i bambini adesso. I bambini. E vogliono i bambini. Ma l'elettroshock non è stato anche vietato? No, no. Qua c'è tutta una campagna dietro l'elettroshock che praticamente non è mai stato abolito da nessuna parte. Continuano a farlo e nel pianeta fanno più di 1 milione di elettroshock all'anno. Ma davvero? Visto che ne fanno più di 1 milione. È una cosa che mi fa impazzire. La nostra voce, certamente ci siamo riusciti. Sappiate che in questo momento la psichiatria, ad esempio negli Stati Uniti, sta rilanciando l'elettroshock e stanno cercando di far approvare dispositivi per installare elettrodi nel cervello della gente, che poi teoricamente la persona controllerebbe con un comando a distanza, ma non è detto che il comando a distanza poi vada anche nelle mani di altri, visto che sarebbe wireless. Per questo e molti altri motivi, per le persone morte a seguito dei trattamenti sanitari obbligatori negli ultimi anni in Italia e per tutto quello che voi sapete, abbiamo marciato. Grazie ancora. Yeah.